a tutti ragazzi e benvenuti in questo primo vlog. Pare che io metta a fare i vlog. Mi sono ridotto proprio male. Chi è che strilla di là? Si vede dietro la stanza, tipo. Sì, tipo il muro, si vede con un pezzo di porta e un pezzo di scaffale là sopra, insomma. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo primo vlog. Sono Xander e saluto tutti quelli che sono già iscritti, tutti quelli che si vogliono iscrivere, che si stanno per iscrivere, ci stanno pensando, quelli che hanno lasciato i preferiti non sanno se iscriversi o no. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo vlog un'altra volta, non ce la faccio per ripetere, vabbè basta. Bene ragazzi, ho anche messo in pausa un po' il video perché ho ordinato il Samsung Meteor. Voi direte, cos'è? È un microfono ragazzi, è tipo troppo bello, è tipo OP per registrare. Vabbè ragazzi, la mia domanda principale, io vorrei fare una domanda prima a voi, prima di rispondere a queste domande, è che cosa faccio in un vlog? Che faccio? Cioè, vabbè rispondi alle domande, mi avete chiesto che computer c'ho. L'ha scritto nella descrizione del canale, ragazzi, il computer. Che porta è? È una porta che si apre con la chiave, senza chiave non la apri. Quindi se mi dimentico per caso la chiave fuori, resto bloccato fuori. Bello, eh? Vlog! Aspettate. Beh, veramente per fare questo vlog mi hanno detto un sacco di cose, tipo preparati qualcosa scritto, fate una scaletta, decidi cosa fare, che parlare, argomento, cose. Possiamo parlare, che so, ovviamente nel canale faccio principalmente Minecraft, è quello che è più seguito ragazzi, qualcosa di Minecraft, non c'è niente di Minecraft dentro la mia stanza. Ovviamente sono nuovo su Minecraft, quindi non è che sono così nerd, sì, sono un po' nerd, un po' tanto nerd. Però ci sono un sacco di NPC nella mia stanza, a parte non riguardo il computer, tipo qui c'ho, si vede, è una rotaia, un pezzo di, un'altra qui, un'altra rotaia, faccio modellismo ragazzi. Ci sono binari ovunque dentro questa stanza. Binari là, un po' là. Aprite i registri. Cosa è cambiato? Voi direte cosa è cambiato? Questo è cambiato. Aspetta, si mette il fuoco sulla telecamera. Oh, la maglietta OP. La pile di registri, certo si vede il letto. Aspetta, mi alzo io. Cioè, mi alzo io. Pile di registri. Oh mio Dio, guardate che bella questa maglietta. Io l'amo. È tipo troppo bella. Bellissima. Poi che posso farvi dire ragazzi? Pieno di impicci qua dentro. Tutto quello che volete, c'ho un disco rigido. Un altro disco rigido. Poi c'ho un altro disco rigido. Poi c'ho fatto i danni. Un altro disco rigido. Poi c'ho. Che c'ho qua? Cos'è questo? Oh. Un altro disco rigido, non c'entrano più, ai piedi, e questo cos'è? Oh, c'ho un altro disco rigido ragazzi, meno disco rigido, what the fuck, too many hard disk. Vedete perché faccio la ME, questa è la mia ME, c'ho la ME dentro casa, adesso faccio qui un bel ME, come si chiama quello per mettere i dischi? ME storage, no, ME, oh, sistemiamo con un po' la webcam, ok. Ho perso questo! Più quelli nel computer ragazzi, ce ne ho due dentro e due inseriti nei cassettini. Ho più i cassettini per questo. Oddio, spaccato un po'. Cuccia. Faccio vedere ragazzi con molta calma. Cavetto della webcam, ce lo permettete, le faccio vedere, qui ragazzi, davanti al PC. Ho una specie di disc array, vedete, questo si apre. Dentro ci sono i dischi, vedete? Sono i cassettini anteriori per il computer che si mettono gli hard disk. Qua dentro c'è gli altri dischi, qua dentro ci sta la scheda video, non so se si vede. Boh. Scheda video ragazzi, ho una GTX 650, l'ho pagata 120 euro circa un annetto fa più o meno. Okay. Circa un annetto fa ragazzi. Ma 120 euro è buono per la scheda video, c'è qua. Ecco, non c'entra più. Se chiude più il cassetto ragazzi, ce l'ho tutti in castro, ce l'ho. C'ho i dischi in castro nei cassetti. Ok, buoni qui. Poi qui c'è un po' di schede video. Sono riuscito a sistemare tutto. Poi c'ho una scheda video, una GTX 295, che è tipo una scheda video da un giga e 8 vecchia dei 4 anni, che è tipo ho pagato un sacco di soldi. Oh! C'è un altro disco rigido. Da dove è uscito questo? Stava sotto la scheda video, si era nascosto. Non voleva venire nel blog, ragazzi, ma l'ho beccato lo stesso, ci ha provato. Vabbè, dopo tutte queste cazzate, ragazzi, vabbè, non parlate di montagne di figlie di cazzate. Detto questo, ragazzi, che pensate dei capelli? Qualcuno ha visto qualche spoiler di me con le foto che ho fatto a Romix con Pepo. Era tipo
toncapellato, pieno di capelli. Adesso non ci sono più, spariti, tolti. Vabbè ragazzi, che dire, che domande mi avete fatto? Quanti anni ho? 24 anni, abito a Roma, periferia di Roma, un posto tipo sperduto in mezzo alla campagna, non c'è un cavolo qui oltre casa mia, tipo un deserto totale. E però c'è un fatto buono, perché in teoria quelli di Fastweb mi stanno a mettere la fibra, però sinceramente non so se veramente me la metteranno. Qualche domanda, vediamo sul mio canale se c'è qualche domanda. Mi avete chiesto, fai il vlog, 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 mazza, fantasia. Oh, questo mi ha chiesto se faccio un vlog, ti dico fermati. Oh regà, mazzo. Vabbè ragazzi, finalmente ho fatto questo vlog, spero che siate contenti, sinceramente non so che altro fare. Beh, una cosa importante da fare c'è, una importantissima. Vorrei ringraziare ovviamente Luke, non posso non ringraziare Luke, cazzo, cioè questo vlog è venuto grazie a lui, cioè tutto il canale, tutto l'insieme, capito? Due mesi fa sono entrato sul TS suo per caso, mi ha detto, oh ragazzi, vai sul TS di Luke, che c'è Minecraft, gioca a Minecraft, tu giochi a Minecraft, no? Era questo, tutto ciò, questo me l'ha detto da Dani, adesso serverà di me sul TS da Dani. Mi è entrato sul TS che da Dani era mod o helper, non mi ricordo. Sono sul TS, fa un po' di casino, ho detto, oh, io faccio un modpack, l'FDB, bla 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 bla, e poi ho aperto il canale, e così tutto sono andato, tutto cose, ti dico fermate. Ti dico fermate perché Dani non so come gli è venuto in mente di portarmi su quel TS, ha detto vieni qui, qui fanno Minecraft, sono bravi, sono pronti, sono più forti d'Italia, ho detto, qualcuno più bravo di me su Minecraft. E insomma, ho trovato tanta gente brava che capisce quello che dico, almeno. Ragazzi, guardo sempre su perché guardo il computer, in teoria la webcam sta sotto allo schermo, però. Sì. Basta che guardo. Sì. Io ovviamente dopo aver ringraziato Luke, ringrazio tutti i partner, Luke, ovviamente tutti i ragazzi sul TS, tutti gli youtuber che stanno lì sul TS, ovviamente mi hanno dato una mano a crescere quel poco, qualcuno, soprattutto Miticaccio, non posso non ringraziare Miticaccio, ovviamente la maggior parte del mio canale è stato creato da Miticaccio e da Luke, poi ovviamente l'aiuto degli altri, anche ringrazio tutti, Ema, Ray, Pepo, Vale, Chip, chi più ne ha, tutti quanti, grazie a tutti ragazzi, veramente troppo gentili. Un saluto alla maglietta dell'Applied Energy Stick. Ciao ragazzi, grazie. No, vabbè, detto questo ragazzi, non so. Io vado a mangiare, ho fame. Vabbè ragazzi, vi saluto. Per questo primo vlog è tutto. Spero di aver parlato abbastanza. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, se ti metto più centrale. Di qua, no, di qua. Ok, qua sto centrale. Io sono ragazzi. Ciao, alla prossima. Ciao ragazzi.